approvata la proposta di legge che va a modificare e attualizzare le disposizioni in materia di concessioni balneari. Dalla Regione arrivano criteri di premialità ed equo indennizzo, indicazioni omogenee in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani. La proposta di legge è stata illustrata in aula dal presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Gianni Anselmi ed approvata con 30 voti favorevoli, PD, Italia Viva e Lega, 3 voti contrari, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, e 6 astenuti, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Noi con quella legge fornimmo alle imprese e anche ai comuni un quadro giuridico di riferimento per il rilascio delle concessioni da 6 a 20 anni, inserendo alcuni principi innovativi come la tutela dell'ambiente, la proposta di progetti che alla richiesta di concessione accompagnassero iniziative di interesse generale come la riqualificazione ambientale, la tutela della costa e della duna, progetti di salvamento collettivo o individuale anche sulle spiagge libere, e introducemmo anche il principio dell'equo indennizzo, cioè che se nell'ambito della procedura competitiva, quindi di una gara, chi chiedeva la concessione, chi avesse chiesto la concessione, avesse perso la procedura competitiva, questo dovesse essere indennizzato per una quota che all'epoca stimavamo nel 90% del valore aziendale dell'impresa, considerata nel suo complesso. Quindi beni strumentali e anche l'avviamento, quindi il valore reddituale, incluso la valorizzazione che dell'impresa negli anni si era fatta, l'affidamento nei confronti dei clienti, eccetera. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo, nel 2021, reintrodotto dal governo Draghi con una legge, e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Riteniamo apprezzabile quanto proposto dalla Commissione con questo atto riguardo all'equo indennizzo, che però non può riguardare solo e esclusivamente il valore intrinseco del fatturato, ma anche tutti gli investimenti che sono stati fatti durante il corso degli anni di gestione, compreso gli investimenti a salvaguardia del litorale. Bisogna considerare che molti bagni hanno ancora oggi un arenile, hanno ancora oggi una spiaggia, grazie al fatto che gli imprenditori che lo gestiscono hanno, attraverso un percorso burocratico lungo e un intervento costosissimo, posato scogliere a difesa appunto della spiaggia, cosa che a mio avviso ne andrà tenuto conto quando si andrà a parlare dell'equo indennizzo. Il tema dei balneari è un tema che alla Lega è sempre stato e starà sempre a cuore. Crediamo che in questo momento, in un vulnus nazionale, la Regione Toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di premialità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese, che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari, e quello che è il principio appunto di equo indennizzo e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatte le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Questa proposta di legge, come quella del 2022, è inutile e anzi dannosa, perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del governo nazionale, che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà la scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte. Su quello della scarsità della risorsa stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura
delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Io mi sono astenuto perché ci sono dei distinguo che dobbiamo fare e che ho fatto anche nel mio intervento. Cioè tutta la legge è imperniata sul giusto ristoro a coloro che, una volta che ci dovessero essere le gare, perdessero la loro concessione. Ma nessuno pensa a quanto lo Stato rimette dei canoni concessori. È giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equo indennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica, ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni possa essere, debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda, che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. Presentati gli esiti di due bandi per salvare il patrimonio storico e celebrare l'80° anniversario della Liberazione. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo del Pegaso, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e membri dell'Ufficio di Presidenza hanno illustrato gli esiti dei due bandi. Il primo, che prevede 1.300.000 euro al recupero del patrimonio culturale e storico di comuni danneggiati dall'alluvione del 2023, il secondo, 400.000 euro, per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Siamo partiti da un'idea: senza memoria non c'è futuro, e abbiamo scelto di toccare due questioni per noi fondamentali. La prima aveva toccato i nostri cuori, l'alluvione del 2 di novembre che ha colpito la Piana Fiorentina e non solo, prima quello che aveva colpito il Mugello. Abbiamo deciso di destinare 1.300.000 euro per sostenere le difficoltà di chi aveva perso i propri archivi, le biblioteche, penso a quella di Pontedera, ma anche tante altre. 33 progetti presentati e noi daremo una mano perché non si perda un pezzo di storia fondamentale della nostra regione. E poi 400.000 euro dedicati agli 80 anni della Liberazione e agli 80 anni dagli eccidi terribili dalle stragi nazifasciste. Hanno toccato gran parte della nostra regione. Tanti progetti presentati dalle amministrazioni locali, dall'ANPI locali, da associazioni del territorio. Insomma, con queste risorse, che sono frutto della buona politica, dei risparmi sui costi della politica, abbiamo fatto in modo di costruire memoria, perché solo partendo dalla memoria si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e Federica Fratoni, consigliera segretaria dell'Ufficio di Presidenza. Due iniziative che legano il concetto di memoria a quello di futuro, una condivisione dell'Ufficio di Presidenza che ci ha visto impegnati nel destinare delle risorse a vantaggio dei comuni e non solo, anche negli istituti che appunto rievocano la memoria della Resistenza e della Liberazione. Sono 80 anni che dobbiamo festeggiare, ricordare quanto è successo, ed era doveroso che il Consiglio regionale sostenesse iniziative da una parte di recupero del patrimonio storico e culturale di quei comuni che sono stati alluvionati e non solo, dall'altra il recupero della memoria, la valorizzazione. 80 anni dalla Liberazione era una data importante, il 2024 si deve completare con tutta una serie di iniziative che vedranno il Pegaso protagonista
Pegaso, simbolo della libertà e della nostra liberazione, che a questo punto torna protagonista in tutti i comuni toscani grazie a oltre 100 domande che nel complessivo hanno visto tanti comuni, tanti istituti rispondere positivamente all'appello dell'ufficio di presidenza, del quale sono vicepresidente, e ringrazio il presidente Mazzeo e tutti gli altri colleghi per aver condiviso questa iniziativa. Sono due iniziative molto importanti che l'ufficio di presidenza ha inteso portare avanti, e il consiglio tutto, che parlano da un lato della possibilità in questa ricorrenza così importante come gli 80 anni della resistenza e della liberazione di rendere attuale, di tenere viva la memoria, rendendo attuale il messaggio che ci portiamo dietro da tanti lustri, ma che spesso abbiamo bisogno di ribadire e di testimoniare, ed è bellissimo vedere come tanti comuni e tante associazioni hanno aderito a questo bando e hanno proposto progettualità davvero interessanti rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Dall'altra parte un intervento che non potevamo non considerare, ovvero quello di aiutare i comuni colpiti dall'alluvione terribile del 2 novembre scorso a recuperare il proprio patrimonio bibliotecario, archivistico, riconoscendo l'importanza appunto di mantenere viva anche in questo caso la memoria, la cultura, le nostre tradizioni, le nostre testimonianze scritte, che sono un tassello fondamentale per conoscere ciò che siamo stati, costruire il nostro presente e costruire soprattutto il futuro a venire. Quindi siamo molto felici che queste due iniziative siano state così prese in considerazione e che su queste ci sia stato un grande investimento da parte degli enti e delle associazioni con progetti davvero di valore. Dal 23 al 25 agosto torna a Collodi il Pinocchio Street Festival, giunto alla nona edizione. Una kermesse che vedrà la città di Carlo Collodi Lorenzini, il creatore del burattino più famoso del mondo, ospitare tanti eventi di teatro, musica, circo, con ospiti internazionali. Tutte e tre le serate saranno a ingresso libero, nei suggestivi scenari di Collodi Castello, il Parco di Pinocchio e il Giardino Storico di Villa Garzoni. Il programma dell'edizione 2024 del Festival è stato presentato a Palazzo del Pegaso in una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Marco Nicolai. Pinocchio è il simbolo della Toscana nel mondo, Pinocchio è il segno di una cultura popolare ancora diffusa nella nostra regione, ed è questa un'iniziativa ormai alla nona edizione che ho avuto il piacere anche di vivere lo scorso anno, che dà il segno di quanto in quei giorni Pescia, Collodi diventino davvero la capitale del street art, del lavoro, diciamo, tra la gente, tra le ragazze e i ragazzi, ma anche tra tante famiglie che vivono quei luoghi. Questo festival ha veramente impreziosito l'estate sul territorio della Val di Nievole, perché ha una particolarità: innanzitutto avere artisti di straordinaria qualità che vengono a Collodi per spettacoli, fra l'altro tutti gratuiti per le persone, grazie allo straordinario lavoro che fanno gli organizzatori, alla disponibilità della Fondazione Collodi, del Comune di Pescia e di tutti gli altri enti che supportano appunto le spese di realizzazione, e soprattutto ha una location straordinaria, perché vedere questi spettacoli nello splendido borgo di Collodi Castello o nella straordinaria Villa Garzoni dà sicuramente a questi luoghi, ma devo dire anche agli spettacoli stessi, un fascino, una magia tutta particolare che purtroppo si descrive male alle parole. Quindi con le parole l'invito che faccio a tutti è quello di venire a Collodi in quei tre giorni, perché vedere spettacoli di altissima qualità all'interno di ambientazioni così belle, dal sapore così antico e con il profumo di storia, è un'emozione davvero unica per tutti, e infatti tutti coloro che poi tornano via negli anni successivi ci ritornano, e non a caso siamo arrivati alla nona edizione di un festival che è nato come un esperimento, ma che in realtà ogni anno ha visto un successo di pubblico sempre più crescente. Presente alla conferenza stampa il vice sindaco di Pescia, Luca Tridente, Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi, e il direttore artistico del festival, Alessio Michelotti. Questo festival rappresenta sicuramente per Pescia il fiore all'occhello delle iniziative, visto che comunque sia è giunta alla nona edizione e richiama
un pubblico che viene da tutte le parti della Toscana, questo ormai lo possiamo dire chiaramente. La bellissima cornice di Collodi si presta a questa, a questo evento che nel corso degli anni si è affinato ed è migliorato sempre di più fino a raggiungere, appunto, come dicevo prima, il fatto di essere uno dei punti di riferimento delle iniziative estive che vengono fatte nell'intero panorama della Val di Nevole e della provincia di Pistoia. Per noi rappresenta sicuramente un punto di forza sul quale abbiamo sin dal nostro insediamento abbiamo deciso di scommettere. Il Comune di Pescia si è messo a disposizione per la propria parte per fare in modo che questo festival andasse avanti e raggiungesse sempre maggiori, crescesse sempre di più. La Fondazione quest'anno ha raggiunto quasi 280 progetti che sono nel mondo, pensate un po'. Quindi è Pinocchio che si muove. Io dico spesso che in questi ultimi 30 anni abbiamo fatto tanto per Pinocchio per farlo conoscere, ma quando dove siamo arrivati c'era già arrivato con le sue gambe. Quindi tutto sommato è facile promuovere Pinocchio perché spesso si promuove anche da solo. E è per questo che abbiamo fatto anche, lo riteniamo quest'anno, la manifestazione di punta. Ne abbiamo tante fatte altre un po' più in sordina perché non avevamo strutture adeguate. Per agosto le avremo sia nel Parco di Pinocchio sia nel Giardino Gazzoni e quindi daremo il meglio di noi stessi, anche perché ci tengo a dirlo che, non so, essendo anch'io coinvolto nella loro associazione, cioè non è un'associazione da poco a livello italiano, perché ha oltre 2000 iscritti fra le bande e le varie cose, quindi è una struttura che porta spettacolo e porta ricchezza all'intero paese. E quella di Collodi è una manifestazione di punta. È un festival che ha fatto proprio della unione dei linguaggi, la sua cifra stilistica, per cui il nostro è un viaggio alle radici dello spettacolo popolare. E magari qualcuno può definirci come un festival eclettico perché mettiamo insieme, appunto, dalla musica lirica al teatro di strada, però secondo noi ci sono molte connessioni tra le proposte culturali che ogni anno facciamo. E allora quest'anno in particolare apriamo con uno degli ultimi cantastorie, David Riondino. Dopodiché ci sono spettacoli internazionali da tanti paesi del mondo, in totale abbiamo 50 eventi in 3 sere e tra questi ci sono delle cose sicuramente da segnalare, anche delle produzioni del festival. Citavo la lirica, questo è il centenario, quest'anno è il centenario della scomparsa del maestro Puccini e noi dedichiamo a Puccini un progetto che si chiama Puccini Libertà. Un altro progetto è sulla musica antica con l'organo Crudeli. Collodi ha, tra le tanti patrimoni che conserva, un antico organo della fine del Settecento costruito da Michelangelo Crudeli che noi rimetteremo in funzione per l'occasione. Un percorso multidisciplinare perché tra la musica e con una però performer trentina che si chiama Nadia Ischia restituirà in immagini con la Sand Art le note del maestro Bonci.